Quello che avete visto che ho fatto adesso per quanto riguarda questa classe di problemi la rifarò, diciamo, in relazione anche agli altri classi di problemi che vi ho nominato. L'idea, come ripeto, è quello di darvi degli esempi e di estrapolare da quegli esempi una sorta di linee guida, schema generale, chiamatelo come volete, va bene? L'importante è che poi voi abbiate la capacità di estrarre da questi schemi, da queste linee guida, quelle informazioni, quei modi di procedere che potete applicare poi nei vari contesti che vi capiteranno, va bene? Quello che voglio farvi vedere sempre all'interno di questa classe di problemi, alcune varianti, alcune modifiche significative che possono far cambiare drasticamente il problema e anche eventualmente la modalità per risolvere il problema stesso. Come al solito, gli esempi che sto per andarvi a far vedere sono estremamente semplificati in termini di dimensioni, ma come sempre dico, le strutture poi sono quelle diciamo generali. Allora, partiamo da un esempio. L'esempio è il seguente. Supponete di avere due impianti di produzione industriale. Sto parlando di modelli multiplan. Allora, supponiamo di avere due impianti. Impianto 1 e impianto 2. Allora, voi dovete fabbricare i soliti due tipi di prodotti e lo fate in entrambi gli impianti. Quindi prodotto del primo tipo e prodotto del secondo tipo, prodotto del primo tipo, prodotto del secondo tipo nei due impianti. Bene? Quindi insomma fabbricate gli stessi prodotti ma lo fate su due impianti diversi, no? Anche logisticamente localizzati uno in un posto, uno in un altro, come volete. Per fabbricare questi due prodotti utilizzate delle macchine utensili, supponete. Sempre per semplicità lo schematizziamo sotto due nomi, la levigatura e la pulitura. Quindi un prodotto finito deve subire entrambi i processi. Anche qui la sequenzialità, almeno per ora, non la prendiamo in considerazione. Va bene? I due impianti sono diversi, magari sono anche uno più un pochino più vecchio, più obsoleto dell'altro, quindi hanno questi macchinari che hanno capacità produttive diverse. In particolare, nel primo impianto avete queste due macchine di levigatura e pulitura che per fabbricare un prodotto di tipo 1 e un prodotto di tipo 2 hanno bisogno delle seguenti lavorazioni. Allora, ore necessarie di lavorazione su ciascuna macchina. Prodotto P1, se lo fabbricate nel primo impianto dovete levigarlo per 4 ore e pulirlo per 2 ore. Ripeto, la sequenzialità per ora non ci interessa. Il prodotto 2 ha bisogno di 2 ore di levigatura e 5 ore di pulitura. L'impianto 2 invece possiede queste stesse macchine, però sono più vecchie, sono diverse, come volete, quindi i tempi sono diversi. In particolare nell'impianto 2, per avere un prodotto del primo tipo finito, pronto per la vendita, necessitate di 5 ore di lavorazione sulla levigatura, 5 ore sulla pulitura. Nell'impianto 2, il prodotto 2 necessita di 3 ore di levigatura e 6 ore di pulitura. Bene, anche le disponibilità orarie di questi macchinari differisce in base ai due impianti.
In particolare, nell'impianto 1 e nell'impianto 2, noi abbiamo le seguenti disponibilità orarie: settimanali, è tutto fatto su base settimanale. L'impianto 1 dispone di 80 ore della prima macchina, quindi la levigatura, e di 60 ore della seconda macchina. L'impianto 2 invece dispone sempre settimanalmente di 60 ore della levigatura e 75 ore di pulitura. Inoltre, per avere questo prodotto finito, una unità di prodotto finito necessita anche di 4 kg di materiale grezzo, quindi proprio quello che fisicamente voi lavorate per avere questo prodotto finito. Quindi una unità di prodotto finito, sia di tipo P1 che di tipo P2, è indifferente, necessita di 4 kg di materiale grezzo. Quando andate a vendere i prodotti, a questo punto non distinguete più in quali impianti sono stati fabbricati e avete un unico prezzo di vendita, come ovvio. Il prezzo di vendita è, allora, il prodotto P1 lo vendete a, un prodotto P1 lo vendete a $10 e un prodotto P2 lo vendete a $15. Allora, l'idea è quella sempre di costruire un modello lineare, con l'idea sempre di massimizzare il profitto, come ovvio, però voglio farvi vedere due formulazioni differenti, ovvero due possibilità più che formulazioni differenti. Prima possibilità, chiamiamola A. Supponete di voler massimizzare il profitto complessivo ottenuto dalla vendita, sapendo che di questo materiale grezzo del quale avete bisogno, allora voi in tutto avete 120 kg del quale potete disporre. Va bene? Supponete di aver fatto una scelta per cui di questi 120 kg ne date 75 all'impianto 1 e i rimanenti 45 all'impianto 2. Questa è una prima possibilità. La possibilità B invece vi dice: io ho 120 kg complessivi e non li alloco a priori. Ovvero, sarà poi il modello che mi dirà quanto devo darne, ovvero la soluzione del problema formulato nel modello, che mi dirà quanto materia prima devo dare all'impianto 1 e quanto all'impianto 2. Quindi, cosa differisce la possibilità A dalla possibilità B? Che nella possibilità B io sto lasciando al modello la possibilità di allocare in maniera ottimale una risorsa. I 120 kg non li ho ripartiti a priori, ma sono lì, disponibili per entrambe. Nel tipo A, nella possibilità A, io invece ho fatto una divisione arbitraria di questi 120 tra i due impianti. Sulla base di cosa? Nulla. Una divisione che ha fatto il manager sulla base magari di esperienze passate. Va bene? Cosa vi aspettate in maniera intuitiva? Beh, che la seconda possibilità molto probabilmente ci porterà a qualcosa di migliore in termini di profitto. E così sarà. Ma vediamolo nel dettaglio. Allora, prima formuliamo il problema nella possibilità A, ovvero le 120 kg di risorsa li ho ripartiti 75 e 45. Formuliamo il problema? Allora, variabili.
è abbastanza ovvio introdurre delle variabili in riferimento alla quantità di prodotti di tipo 1 e tipo 2 fabbricati nell'impianto 1 e nell'impianto 2. Sono le incognite del mio problema. Quindi chiamiamo x con 1, x con 2, x con 3 e x con 4, lo dico a parole per brevità, la quantità di prodotti rispettivamente 1 e 2 fabbricati settimanalmente nell'impianto 1 e nell'impianto 2. Formuliamo adesso il problema. Poiché ho questa risorsa, materiale grezzo, già suddivisa, in realtà io ho due problemi distinti. Cioè l'impianto 1 e l'impianto 2 non hanno alcuna relazione fra di loro, lavorano in maniera completamente indipendente. Quindi quello che farò è costruire due modelli. Il primo sarà massimizzare il vostro ricavo. Allora, il ricavo, 10 e 15, quindi 10 x con 1 più 15 x con 2. Questo per quanto riguarda il primo impianto. Per quanto riguarda il secondo, la funzione obiettivo è la stessa, naturalmente qui ci sarà x3 e x4. Vincoli. I vincoli saranno differenti perché si dispone di differenti orari, monte ore disponibile. Andiamo a vederli. Allora, levigatura 4 e 2, quantità massima 80, quindi avrò alla fine che per quanto riguarda la levigatura, 4x con 1 più 2x con 2, questa è l'espressione della quantità di risorsa levigatura che sto usando per fabbricare x con 1 quanti prodotti del primo tipo, x con 2 del secondo sull'impianto 1. Questo lo sto ridicendo e poi andrò un po' più veloce. Questo non deve superare la quantità di ore che abbiamo a disposizione, che è pari a 80. Velocemente, l'altro vincolo, i coefficienti sono 2 e 5 e la pulitura non può superare 60, quindi 2 x con 1, 5 x con 2, minore o uguale 60. E poi ho l'altra risorsa, quella materiale grezzo, qui sono due tipi di risorse, le ore lavorative e il materiale grezzo. Del materiale grezzo mi servono 4 kg per fabbricare una unità di prodotto P1 e P2. Quindi 4x1 più 4x2 non può superare, nel primo impianto avevo assegnato 75 kg come quantitativo massimo, quindi da utilizzare. E la non negatività. Questo è il modellino che ci rappresenta la pianificazione della produzione nell'impianto 1. Facciamo l'analogo modello per quanto riguarda l'impianto 2. Cambieranno solamente i coefficienti, quindi qua abbiamo 5 e 3, quindi 5x1, 5x3 più 3x4. Questo non deve superare la disponibilità che di levigatura abbiamo nell'impianto 2, che è pari a 60. Poi, pulitura nell'impianto 2, 5 e 6. 5x3 più 6x4 minore uguale, quantità massima è 75. E infine, 4x3 più 4x4, questa è la risorsa materiale grezzo, non può superare, quanto abbiamo dato? 45, no? 45 kg. E la non negatività delle variabili. Allora, come vedete non c'è alcuna relazione, dipendenza tra i due modelli. Sto trattando indipendentemente l'impianto 1 e l'impianto 2, perché così è.
Quindi questa è la formulazione del caso A. Occupiamoci adesso del caso B. Le variabili sono le stesse. La funzione obiettivo, banalmente è la somma di quelle due che ho già creato prima. Qui dovrò massimizzare 10x1 più 15x2 più 10x3 più 15x4. Vincoli. Queste coppie di vincoli qua non cambiano, no? Perché le capacità lavorative dei singoli impianti sono immutate. Quindi banalmente ricopio 4x1 più 2x2, qui ci lascio un po' di spazio, ci scrivo minore uguale 80, 2x1 più 5x2 minore uguale 60. Poi quelli che riguardano il secondo impianto, 5x3 più 3x4 minore uguale 60, 5x3 più 3x4 minore o uguale di 60 e poi 5x3 più 6x4 minore o uguale di 75. Ok, manca il vincolo sulla risorsa materia prima. Cosa devo introdurre? Una limitazione superiore alla quantità totale di materia prima che utilizzo. Quanta ne utilizzo? 4x1 più 4x2 più 4x3 più 4x4 minore o uguale di 120, vero? x1 maggiore o uguale 0, x2 maggiore o uguale 0, x3 maggiore o uguale 0, x4 maggiore o uguale 0. Questo è il modello che rappresenta la possibilità B. Vi ricordo che le due possibilità differivano sul fatto che la risorsa materiale grezzo, nella possibilità A, l'avevo ripartita io in maniera arbitraria tra i due impianti. Nella possibilità B, invece, cosa accadrà? Che risolvendo il modello avrò l'allocazione ottima anche di questa risorsa, che invece prima era stata allocata in maniera assolutamente arbitraria. Quindi mi aspetto un profitto maggiore. Allora, voi non li sapete ancora risolvere questi problemi, lo sapremo, spero, a breve. Vi do io la soluzione. Allora, vi dico che se risolvete all'ottimo questo problema, questo qui, la soluzione ottima, che non ricordo, quindi vado a vedere da qualche parte, all'ottimo la funzione obiettivo, quindi il vostro profitto, è pari a $225. Da quest'altra parte il vostro profitto è profitto ottimo 168,75. Complessivamente quindi fate la somma dei due e nella possibilità A voi avete un totale di 393,75 dollari come vostro guadagno, corrispondente all'ottimo ricavato come somma dei due singoli problemi. Se andiamo a risolvere invece il problema, quello unico, la funzione obiettivo all'ottimo vale 404,15. Allora, come vedete, sono passato da 393 a 404, perché questo l'avevamo già intuito ancora prima di vedere la soluzione, perché la risorsa materiale grezzo nella possibilità A era stata allocata in maniera non ottimale, perché assolutamente arbitraria, nella possibilità B invece abbiamo ceduto, come dire,
la decisione al modello e che quindi ha preso una decisione ottima, che non era quella che era stata presa nel caso A. E infatti avete un gap sul guadagno. Un'altra piccola osservazione. Guardate com'è fatta la matrice dei vincoli, di questi primi quattro vincoli. Questi qua. Allora, se noi vogliamo scrivere questa matrice estrapolata dal problema, come la scriveremo? Scriveremo 4, 2, 2, 5, 0, 0, 0, 0. E poi scriveremo 0, 0, 0, 0, 5, 3, 5, 6, vero? Conoscete delle matrici fatte in questo modo? Le avete mai viste? Sì, erano matrici a blocchi. Non so se vi sono simpatiche o antipatiche, non c'è motivo per cui lo siano, eh? Di recente? Benissimo, sono contento. In che corso? Perfetto. Allora, io non ho, diciamo, non è, in questo corso non avremo modo di assolutamente affrontare queste problematiche, però mi piaceva farvi vedere che quando ci sono strutture tipo queste, c'è la possibilità di sfruttarle ai fini della progettazione di algoritmi risolutivi. Ripeto, non avremo assolutamente modo di farlo, però esistono algoritmi che si chiamano di decomposizione che permettono di risolvere efficientemente un problema se la matrice dei vincoli è fatta a blocchi. Ripeto, non lo faremo, quindi questa è l'informazione che vi do e mi fermo qua. Però, come informazione che potete sicuramente generalizzare, se avete una qualche struttura specifica di un problema, utilizzatela per definire un algoritmo risolutivo. Cioè, più l'algoritmo può far uso di informazioni sulla struttura del problema e più naturalmente può essere efficiente. Quindi un problema strutturato verosimilmente andrà risolto con un algoritmo che sfrutta la struttura, non con un algoritmo general purpose. D'accordo? Però su questo mi fermo qua. Ok. Questo tipo di problemi che ricadono comunque nell'allocazione ottima di risorse vengono chiamati multi-plant, proprio perché plant sta per impianto di fabbricazione, no? Quindi ce ne sono più di una e possono essere pensati in una gestione unificata complessiva. Altra situazione che voglio farvi conoscere. Io finora vi ho detto: tutto ciò che fabbrico vendo. Orizzonte temporale, giorno, settimana, mese, boh, quello che è, d'accordo? Ci sono situazioni pratiche però, e sono molto diffuse, in cui si fanno delle pianificazioni su un multiperiodo per poi, diciamo, contestualizzare la pianificazione della produzione sui singoli sottoperiodi. Cioè, che voglio dire? Ho una produzione mensile, ho una gestione mensile della produzione e voglio pianificare su un semestre. Oppure ho una produzione, diciamo, basata sulla settimana e voglio pensare alle prossime quattro settimane. Multiperiodo. Qual è la peculiarità di questo modo di pianificare? È che nei singoli sottoperiodi io avrò delle richieste, no? Da soddisfare. Devi mettere sul mercato almeno 5.000 pezzi di una certa cosa nella prima settimana, almeno 3.000 nella seconda e almeno 5.000 nella terza, supponete, trisettimanale. Cosa può accadere? Nella pratica questo accade, che il reperimento delle materie prime, la capacità lavorativa, il costo di lavorazione possa essere diverso nelle settimane o nei mesi, se state pensando a pianificazioni semestrali o quant'è. E quindi cosa viene fatto in un'ottica un po' più complessiva? Se per motivi di convenienza
o per motivi di disponibilità di risorse, io in un sottoperiodo posso fabbricare di più di quello che mi serve da vendere proprio in quel periodo, lo faccio, a patto di avere dei magazzini, devo poter fare dello storage, no? Devo poter immagazzinare quello che ho in più e rivenderlo poi eventualmente nei periodi successivi. Questo viene fatto usualmente perché, ripeto, molto spesso cambiano anche i costi di acquisto delle materie prime, no? Ci sono materie prime che hanno delle fluttuazioni di costi anche abbastanza, come dire, frequenti, sono molto volatili da questo punto di vista. Allora, vediamolo come al solito, un esempietto guida molto molto semplice. Allora, modelli multiperiodo. Allora, per evitare di perdere tempo a raccontarvi situazioni nuove, ok, prendiamo l'esempio di prima e prendiamo il solo primo impianto, quindi l'impianto 1 di quello che abbiamo già visto un minuto fa. Così abbiamo già i dati e non perdo tempo a raccontarvene altri. Va bene? Allora, supponete di voler programmare, in quel caso ricordate il piano era settimanale, quindi i periodi sono le settimane. Supponiamo di voler pianificare su un orizzonte bisettimanale, su 15 giorni, su 2 settimane. Quindi diciamo il periodo complessivo è diviso in 2, prima settimana, seconda settimana. Va bene? Allora, noi sappiamo che nella prima settimana devo vendere al più 12 prodotti più 1. Quindi prima settimana al più vendo 12 prodotti più 1. E 4P2. Quindi ricapitolo, stiamo prendendo in esame l'impianto 1 e l'esempio precedente, il solo impianto 1, ce n'erano due, no? Ricordate? Sto aggiungendo un piano bisettimanale e vi sto dicendo nella prima settimana al più vendo, posso vendere 12 prodotti P1 e 4 prodotti P2. Nella seconda posso vendere al più 8 prodotti P1 e 12 prodotti P2. Nella prima settimana c'è la possibilità di produrre di più di quanto richiesto dal mercato e di immagazzinare il surplus per poi vendere una settimana successiva. In questo tipo di problemi solitamente si ipotizza che all'inizio del periodo, dell'orizzonte temporale complessivo, non ci sia niente nei magazzini, magazzini vuoti, così come alla fine del periodo, l'orizzonte temporale complessivo, anche lì i magazzini siano vuoti. Perché parlo di magazzini? Perché naturalmente se prevedo la possibilità di conservare del prodotto fabbricato in un periodo e passarlo, diciamo, per la vendita nel successivo, vuol dire che l'ho messo da qualche parte, l'ho immagazzinato. E questo immagazzinamento costa, naturalmente. Questi costi ve li do. Allora, costo di immagazzinamento è di $2 per ogni prodotto, indipendentemente dal tipo. Costo di immagazzinamento unitario
sia per quanto riguarda P1 che per quanto riguarda P2 è di 2 dollari. Il prezzo di vendita è lo stesso, era 10,15, quindi non cambio niente rispetto ai dati che già avevamo. Va bene? Allora, che cos'è che cambia? La possibilità di avere del surplus di produzione in un periodo, non venderlo perché è di più di quello previsto per la vendita, immagazzinarlo e passarlo ai periodi successivi. Solitamente in questi problemi, ho già detto ma lo ripeto, si ipotizza che all'inizio dell'orizzonte temporale complessivo il magazzino sia vuoto, come anche lo sia alla fine dell'ultimo periodo, quindi della fine dell'orizzonte complessivo. Che cosa cambia dal nostro punto di vista? Beh, cambia parecchio. Il modello cambia innanzitutto per quanto riguarda le variabili, in quanto dobbiamo introdurre qualche variabile in più. Relativa a che cosa? Ai quantitativi di beni da immagazzinare. Nella funzione obiettivo, se io sto massimizzando i profitti, dovrò sottrarre il costo di immagazzinamento, che prima non avevo perché non era previsto. Così anche i vincoli cambieranno. Facciamolo nel dettaglio. Variabili. Allora, introduco in maniera assolutamente naturale x con 1 e x con 2 come le quantità di quantità di P1 fabbricata nella prima settimana. X2, stessa cosa, quantità di P2 fabbricato nella prima settimana. X3, X4, in maniera assolutamente analoga, questa è la quantità di P1 fabbricato nella seconda settimana. Questa invece è la quantità di P2 fabbricato nella seconda settimana. Ci servono ancora due variabili. Perché? Perché c'è la possibilità che nella prima settimana produciamo di più di quanto possiamo vendere. E quindi devo quantificare in qualche modo questo surplus. E quindi chiamo Y con 1 e Y con 2 rispettivamente la quantità di P1 fabbricata nella prima settimana e immagazzinata. Y2 analogamente la quantità di P2 fabbricato nella prima settimana e immagazzinato. Non introduco variabili analoghe per la seconda settimana, perché siccome la seconda settimana è l'ultima del periodo, non c'è lì la possibilità di immagazzinare, devo arrivare a magazzini vuoti. Anche qui, semplificando al massimo, ho messo due soli periodi, due soli sottoperiodi. Allora, funzione obiettivo. Il costo di vendita, il nostro profitto, era 10 per il P1 e 18 per il P2, dollari un costo, il prezzo di vendita unitario. Quindi io dovrò massimizzare. Allora, quanto vendo nel primo periodo? Oh, tenete conto che nell'estrema semplicità i costi di vendita sono uguali, ma potrebbero cambiare nei periodi, no? Il prezzo può variare evidentemente. Allora, 10, quanto ne vendo nel primo periodo di prodotto P1? Quello che fabbrico meno quello che immagazzino. Giusto? Prodotto P2, 15 è il prezzo di vendita unitaria, quanto ne vendo? X2 meno quello che immagazzino.
D'accordo? Secondo periodo, non c'è possibilità di immagazzinare, quindi tutto ciò che produco vendo, quindi più 10, allora cosa, quanto ne produco di P1? X con 3? Ma devo poi prendere quello immagazzinato e venderlo, che lo passo ai periodi successivi. Quindi più Y con 1. Più, stessa cosa per Y con 2, il prezzo di vendita è 15 e avrò X con 4 meno Y con, più, scusate, Y con 2. A questo profitto devo dedurre, devo sottrarre il costo di immagazzinamento, che è pari a 2 dollari unitario, quindi meno meno 2 per Y con 1 meno 2 per Y con 2. Questa è la mia funzione obiettivo. Ovviamente, siccome per semplicità ho messo i prezzi di vendita uguali nei periodi, è chiaro che 10Y con 1 qua e 10Y con 1 si semplificano e va via tutto, no? Però immaginate come accade nella realtà, che questi coefficienti siano diversi, e quindi. Vincoli. Allora, i vincoli sulla capacità produttiva li abbiamo visti prima, non cambia nulla, quindi li riscrivo tali e quali. Se li ricordate erano, andiamo un po' a riprendere, eccoli qua. Devo trascrivere questi. 4x con 1, 2x con 2 minore o uguale di 80. Poi 2x1 era, no? Più 5x2 minore o uguale 60. E poi avevo quello sulla risorsa materiale grezzo, che era 4x1 più 4x2 minore o uguale 75. Questo per quanto riguarda la prima settimana. Per quanto riguarda la seconda, non cambia assolutamente niente, devo riscrivere gli stessi vincoli. No, non cambia nulla. Quindi 4x3 più 2x4 minore o uguale 80, 2x1 più 5x2 minore o uguale 60, questo naturalmente è x3 e questo è x4. x3 più 4x4 minore o uguale di 75. E fin qua qualcosa che avevamo assolutamente già visto. Adesso devo introdurre i vincoli, quelli su multiperiodo, ovvero la limitazione data dalle quantità massime, quelle che stanno qua, vanno introdotte. Nella prima settimana posso vendere al più 12 prodotti di tipo P1, quindi vuol dire che cosa? Quant'è che vendo nella prima settimana? Quello che fabbrico meno quello che immagazzino. Questo non può superare il 12. Stessa cosa per P2. Quindi x con 2 meno quello che di P2 in magazzino non può superare, quant'era l'altro coefficiente numerico? 4. Poi, stessa cosa per quanto riguarda il secondo periodo, la seconda settimana. La seconda settimana cosa vendo? Quello che produco più quello che ho portato con me dalla settimana precedente. Questo vale sia per il primo che per il secondo prodotto. E questo non può superare rispettivamente i valori di 8 e 12. E infine la non negatività.
va bene? Questo è il nostro modellino complessivo. Allora, per farvi capire come anche in questa estrema facilità di questi esempi guida ci sia effettivamente una differenza nel permettere o no l'immagazzinamento, vi dico che alla fine, se voi andate a determinare l'ottimo di questo problema, avete che all'ottimo la funzione obiettivo vale quant'è? Guadagno è 429,1 dollari. Quando avevamo già visto in precedenza aspettate che l'ho perso dove sta? Qua contro invece un guadagno complessivo pari a 392 dollari se diciamo non consentissimo con questi stessi dati l'immagazzinamento, cioè se poniamo y con 1 uguale a 0 e y con 2 uguale a 0 in questo esempio otterremo, come vedete, un guadagno inferiore. Mi chiedeva qualcosa? Non l'ho messa nel secondo caso. Perché comunque è una limitazione che abbiamo, perché non considerarla? Non capisco. Assolutamente sì. Allora, quello che... per favore, eccole qua. L'unica cosa che c'è di sbagliata è che questo è un 4, non è un 3. Questi due blocchi qua, il primo e il secondo, sono blocchi relativi all'allocazione ottima delle risorse. Quindi nella prima e nella seconda settimana io sto pensando al caso A dell'impianto 1 identicamente riprodotto. E quindi i vincoli sono gli stessi. Macchinario lo stesso, la capacità è la stessa e la materia prima sto pensando che è la stessa, disponibile. E quindi ho semplicemente riprodotto i due blocchi. Anche in questo caso avete la matrice a blocchi dei vincoli, la vedete, non c'è bisogno neanche che la disegno. Va bene? Un'ultima cosa, vi vedo un po' stanchi, però un'ultima piccola cosa voglio farla vedere. Voglio proporvi un esercizio che poi svolgiamo insieme la prossima volta, però intanto ci cominciate a pensare. Allora, il testo è anche la soluzione, se voi dispense, però abbiate magari l'accortezza di provare a farlo e poi vedere la soluzione, ma che comunque discuteremo qui insieme. Allora, quindi non vi affannate a scrivere il testo perché ce l'avete, però una fabbrica produce due tipi di pneumatici, tipo A e tipo B. E ha una gestione trimestrale della produzione, quindi orizzonte temporale trimestre. Trimestrale. Per i prossimi 3 mesi, che sono ottobre, novembre e dicembre, avete il seguente ordine da soddisfare. Quando dico ordine da soddisfare vuol dire esattamente, cioè se vi fanno un ordine di 16.000 pneumatici, voi dovete portarli nei 16.000, non è che ne portate di più. Quindi l'ordine, quando dico ordine da soddisfare,
intendo ordine a soddisfare esattamente, quindi il vincolo diventa un vincolo di uguaglianza evidentemente. Allora, a ottobre vi fanno un ordine di 16.000 pneumatici di tipo A, 14.000 di tipo B. A novembre 7.000 di tipo A, 4.000 di tipo B. A dicembre 4.000 di tipo A, 6.000 di tipo B. La produzione di questi pneumatici avviene su due linee di produzione, linea 1 e linea 2. Per avere un pneumatico pronto, finito per essere venduto, è necessaria la lavorazione di materiale grezzo su solo una delle due linee. Perché sto sottolineando questa frase? È quella che vi sta dicendo se le risorse sono concorrenti o alternative. La ripeto. Per avere un pneumatico finito, pronto per essere venduto, è necessaria la lavorazione di materiale grezzo su una sola delle linee. Questa è la frase chiave. D'accordo? Il numero di ore in cui queste linee di produzione sono disponibili in ciascun mese è un dato del problema e lo riportiamo qua. Ottobre, novembre, dicembre. Numero di ore disponibili, quindi 2.000 ore, 3.000 ore L1 e L2, 400 L1 e 800 L2 a novembre, 200 e 1.000 rispettivamente a dicembre L1 e L2. I tempi necessari per produrre questi pneumatici variano a seconda del tipo e anche della linea. Linea 1, linea 2, tipo A, tipo B. Sono i tempi, ripeto, necessari di lavorazione in ore, quindi 0,10 vuol dire 6 minuti. 0,12 frazione di ora, 0,12, 0,18. Il costo di un'ora di lavorazione su una linea è uguale per entrambe le linee ed è pari a 6 euro, quindi costo orario di lavorazione 6 euro ed è uguale per entrambe le linee. Avete anche un costo di materiale grezzo evidentemente da utilizzare. Materiale grezzo allora, per fabbricare il tipo A voi spendete 2,50 euro per fabbricare una unità evidentemente di prodotto. Per il tipo B il materiale grezzo ha un costo unitario di 4 euro. Nel primo e nel terzo, e nel primo e nel secondo mese del trimestre è possibile produrre più di quanto richiesto dagli ordinativi nello stesso mese. La produzione in eccesso deve essere immagazzinata ed essere usata successivamente. Il costo di immagazzinamento è un dato del problema ed è di 0,35 euro per ciascun pneumatico immagazzinato. Costo immagazzinamento è pari a 0,35 euro, sempre unitario, per ciascun pneumatico indipendentemente dal tipo. Si assuma che all'inizio del trimestre non ci sia nessun prodotto immagazzinato e analogamente alla fine del trimestre non rimanga nessun prodotto immagazzinato.
costruire un modello lineare che permetta di pianificare questa produzione trimestrale minimizzando il costo complessivo, trascurando l'interezza dei prodotti. Sono pneumatici, quindi in teoria avremmo l'interezza, ma qui vi si dice formulatelo come PL. Allora, vorrei che proviate a formularlo come problema di PL. Allora, vi accorgerete, 30 secondi andiamo via, che la complessità rispetto a quelli che abbiamo fatto chiaramente un pochino cresce, pur rimanendo nella struttura del multiplicativo di cui abbiamo già trattato. Sono più dati, ci sarà un certo numero di variabili e via dicendo. Per favore provate a farlo e poi lo vediamo insieme la prossima volta. Arrivederci.